Prima di commentare le parabole del capitolo 18, vale la pena spendere qualche parola sull'insieme del capitolo 18. Vi dicevo già ieri i quattro livelli delle parabole, ma vi dicevo che soprattutto è essenziale cogliere come la parabola è stata inserita nel suo contesto, perché senza contesto non capiamo, non possiamo capire la parabola. Il contesto, il posto in cui è stata collocata all'interno dei Vangeli, ci dà già una prima interpretazione. Siamo all'interno del capitolo 18, chi ieri ha visto lo schema fatto alla lavagna, il capitolo 18 contiene uno dei cinque grandi discorsi di Gesù, il terzo discorso di Gesù, quello comunitario o cosiddetto ecclesiale. Matteo inserisce qui un insegnamento sulla quale deve essere la cura, l'atteggiamento dei pastori della comunità verso la comunità e poi dei membri della comunità stessa, delle pecore, per restare alla metafora pastorale, nei rapporti tra di loro. E questo è un discorso che è suddiviso in due parti. Abbiamo i primi 14 versetti del capitolo 18 che ci parlano della predilezione, della scelta preferenziale da parte dei pastori della comunità per i più piccoli. Vedremo chi sono questi più piccoli. E la seconda parte invece, dal versetto 15 fino alla fine, 35, tratta della correzione fraterna e del perdono reciproco da viversi tra i membri della comunità. Nei primi 14 versetti, nella prima parte, per tre volte, nei versetti 6, 10 e 14, si parla dei piccoli. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli? Versetto 6. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, versetto 10. Così è la volontà del Padre vostro che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda, versetto 14. Chi sono questi piccoli? Questi piccoli sono coloro che hanno i credenti dalla fede fragile, i credenti dalla fede ancora immatura. Sono le membra più deboli e indifese del corpo comunitario, quelli che con altri termini si potrebbero definire gli ultimi, i più indifesi, i più fragili. Si può anche pensare, nel contesto del Vangelo secondo Matteo, che i più piccoli sono coloro che provenivano dalla fede giudaica. Allora, qui è necessario fare una precisazione. Voi conoscete tutti quel famoso testo di Gesù che dice: venite a me voi tutti affaticati e oppressi e io vi darò riposo, imparate da me che sono mite e umile di cuore e troverete riposo per le vostre vite, prendete il mio giogo sopra di voi, il mio giogo è dolce e il mio carico leggero. Siamo al capitolo 11, versetti 26 e seguenti. E poi avete quell'altro detto che si trova al capitolo 23 di Matteo, quando Gesù se la prende con gli uomini religiosi dicendo: guai a voi ipocriti perché mettete sulle spalle degli altri pesi insopportabili ma voi non volete toccarli nemmeno con un dito. Allora, nella prima parte del primo testo, Matteo 11, il giogo, in Matteo 23 pesi da mettere sulle spalle. Ecco, queste immagini sono probabilmente riferite alle guide della comunità di Matteo, che provenendo dalla fede giudaica erano tentati di mettere sulle spalle degli altri quei pesi che potremmo identificare con l'osservanza minuziosa e un po' legalistica della legge, tanti comandamenti, tanti precetti, tante cose, e questo aggravava, questo scandalizzava, questo metteva in difficoltà i più piccoli. I più piccoli erano coloro che dicevano: ma noi non possiamo essere capaci di osservare tutto questo, non ce la facciamo, non siamo all'altezza. E quindi Matteo, parlando di più piccoli, si riferisce anche a loro. Dunque, con tutta questa vasta gamma di significati, Matteo si rivolge ai pastori delle comunità. Si diceva bene ieri il Vescovo, parlando di Ezechiele 36, come la metafora pastorale spesso viene riferita soltanto ai pastori,
parla ai pastori delle comunità, quindi ai vescovi e ai preti, mentre nella origine di questa metafora si riferiva anche ai re, si riferiva a tutti coloro che hanno una responsabilità nella comunità, non necessariamente attualizzando pastori nel senso di vescovi e presbiteri. Però appunto c'è Matteo da vuole dare un avvertimento a coloro che hanno un compito di guida nella comunità, e ciascuno di noi può pensare a se stesso, pensare a come nel proprio grande o piccolo ministero che ha all'interno della Chiesa può essere guida, ha un incarico di responsabilità verso gli altri. Ultima cosa, attenzione, ma ci arriviamo, questo leggiamo il testo. Per ora ci fermiamo qui per l'introduzione. Cominciamo subito a leggere il testo. Siamo al capitolo 18 di Matteo, vale la pena leggerlo dall'inizio. In quell'ora i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi è dunque il più grande del regno dei cieli? Ed egli, chiamato a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità vi dico, se non cambiate e non diventate come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Dunque, chiunque si abbasserà come questo bambino, questi è il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà un bambino nel mio nome, accoglie me. Fa piacere, poi anche per me, anche due bambini, quindi questa parola si va direttamente proprio riferita a loro. Gesù, quando parla dei bambini, se non diventate come i bambini, vuole dare, si riferisce a questo, si riferisce al fatto che nell'antichità era un po' diverso da oggi. Oggi i bambini sono tenuti in considerazione, sono di loro si prende cura. Nell'antichità il bambino era colui che non contava nulla. Nell'antichità, nella società del tempo di Gesù, il bambino era l'inutile, potremmo dire. Capite bene, non vi arrabbiate bambini, non voglio dire che sentite, oggi è ben diverso per forza. Ma l'inutile nel senso che non lavorava, che non aveva potere, che non era un cittadino attivo, dunque era veramente colui che non contava nulla. Coloro che contavano forse ancora meno dei bambini erano gli orfani e le vedove, che erano le categorie più disagiate, gli ultimi per eccellenza, ma anche i bambini contavano poco. E allora Gesù, nel mettere in mezzo un bambino, in risposta a coloro che gli chiedono, i suoi discepoli che gli chiedono chi è il più grande, dice: ma se volete essere più grandi dovete diventare come loro. La comunità cristiana, è il più grande è colui che non conta nulla, cioè è colui che si fa servo degli altri, è colui che si sottomette volontariamente agli altri. E poi, nel parlare in questo modo, Gesù ha sicuramente presente anche quella capacità di stupore che i bambini hanno, quella capacità di essere ancora stupiti dalla vita, di non essere ancora cinici, di non essere ancora troppo induriti dalla vita. E allora si chiede di diventare come loro, di essere capaci del loro stupore per entrare nel regno dei cieli. Qui vedete come in questa parte si lavora, Matteo, nel mettere per iscritto le parole di Gesù, lavora con la tecnica che in gergo si chiama la tecnica della parola gancio, cioè c'è una parola che viene utilizzata in molti significati, si agganciano molti significati. Si parte da quelli che vi ho detto, poi al versetto 5 vedete che cambia la sfumatura. Chi accoglierà un tale bambino per il mio nome accoglie me. Dove Gesù si mette lui stesso al posto di quel bambino. Finora ha parlato agli altri dicendo: diventate come i bambini. Qui si mette lui stesso al posto del bambino, cioè è lui l'ultimo per eccellenza, è lui quello che, come diceva Charles de Foucault, ha preso l'ultimo posto, quello che nessuno potrà mai rapire. Dunque, nell'accogliere gli ultimi si accoglie Gesù. E qui abbiamo ancora una volta un ennesimo riferimento a quel testo che vi sto piano piano citando ogni giorno, il testo di Matteo 25, il giudizio finale. Ogni volta che avete fatto questo a uno dei più piccoli, l'avete fatto a me, dirà il Signore Gesù nel giudizio finale. Poi, al versetto 6, ecco che di nuovo, con la tecnica della parola gancio, si passa a un'altra sfumatura. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me?
sarebbe più conveniente per lui che fosse appesa al suo collo una macina da somaro e fosse sprofondato, affondato nel profondo del mare. Guai al mondo per gli scandali. È necessario, infatti, che vengano gli scandali. Tuttavia, guai all'uomo per mezzo del quale viene lo scandalo. Se la tua mano e il tuo piede ti scandalizza, taglialo e gettalo via da te. È meglio per te entrare nella vita monco o zoppo, piuttosto che, avendo due mani essere, o due piedi, essere gettato nel fuoco eterno. E se il tuo occhio ti scandalizza, strappalo e gettalo via da te. È meglio per te entrare con un occhio solo nella vita, piuttosto che, avendo due occhi, essere gettato nella geenna del fuoco. Ci fermiamo per il momento. Qui, e ci avviciniamo alla nostra parabola, qui il tema è il tema dello scandalo verso i piccoli. E qui va subito detto, ho trattato questo argomento in quel mio libretto sulle parole dure di Gesù, che non siamo di fronte a un monito sulla pedofilia. Ahimè, si leggono questi versetti sentendoli come un monito contro la pedofilia, che certamente è giusto condannare la pedofilia, siamo tutti d'accordo, ma non c'entra nulla questo versetto con quel monito. Qui cosa vuol dire? Cosa significa scandalizzare? Quello che vi dicevo prima, significa rendere troppo difficile la fede, rendere troppo complicato l'insieme dei comandamenti, così che gli ultimi, i bambini, quelli che hanno la fede più fragile, sono allontanati dalla fede, sono respinti, pensano di non poter essere cristiani. Se per essere cristiani bisogna osservare tutti questi comandamenti, bisogna prendere sulle spalle pesi tanto pesanti, io non ce la faccio, io mi ritiro, io non percorro il cammino della fede cristiana. Oppure si può intendere in questo monito contro lo scandalo, al contrario, anche questo era presente al tempo di Gesù, al tempo di Matteo, nella sua comunità, la libertà estrema, quella libertà di chi scandalizza gli altri perché è libero, potremmo dire quasi libertino fino all'estremo, e dunque da scandalo fa inciampare i più piccoli, i più deboli. Dunque c'è anche questo monito, l'ulteriore significato è quello di non scandalizzare, di non fare inciampare i più deboli, i più piccoli. Se qualcuno fa inciampare costoro, vedete il contrappasso che Gesù presenta con quell'immagine diventata celebre, è meglio che si metta al collo un peso e sia gettato nel profondo dell'abisso, come a dire il peso che si vuole mettere sulle spalle degli altri, mettitelo tu che scandalizzi gli altri sul tuo collo e poi vai a vedere come finisci. D'altra parte vedete che in queste immagini che sembrano anche dure della mano, del piede, dell'occhio che devono essere tolti, qui potremmo dire siamo di fronte a quella di cui parlavamo, a quel tema di cui parlavamo ieri, la lotta spirituale. Vi ricordate ieri quando a proposito di un terreno parlavamo della lotta spirituale contro l'idolatria? Ecco, qui sono immagini estreme, sono immagini esagerate per indicare come la vera lotta sia da fare non contro gli altri ma contro se stessi, sia da fare contro quelle tendenze che ci spingono all'egoismo, quelle tendenze che ci spingono a pensare solo a noi stessi. Nel caso è meglio tagliarsi una mano, un piede, un occhio, piuttosto che vivere nell'egoismo. Potremmo dire sono esemplificate mediante il riferimento alle membra del corpo le dinamiche del radicalismo evangelico, quella che si chiama in termini cristiani la rinuncia al proprio egoismo per tentare invece di vivere nella comunione. Ecco, potremmo dire che in tutti questi primi 9 versetti, da varie angolature, si affronta quello che è il tema eterno, il tema classico di tutta la vita cristiana. Vi scrivo sulla lavagna con quelle due parole che già altre volte sicuramente abbiamo citato. Abbiamo una lotta, una contrapposizione tra filautia, poi vi spiego cosa vuol dire,
filautia versus, contro, coinonia. Serafina dice sì, 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 vuol dire che si ricorda che abbiamo già trattato questo tema. Cosa vuol dire questa contrapposizione? La contrapposizione è essenziale in tutte le nostre relazioni. Filautia vuol dire amore egoistico di sé. Avete presente filosofia? Filosofia, amore della sapienza. Filautia vuol dire amore di se stessi, ma nel senso negativo. Ci deve essere anche certamente un amore sano per noi stessi, ma amore egoistico di noi stessi, quell'amore che ci spinge a dire io, senza gli altri e se necessario contro gli altri. Questa è la filautia, a cui si oppone invece il grande scopo della vita cristiana, il fine della vita cristiana, che è l'agape, l'amore, cioè la coinonia, la comunione. La comunione è il vivere io con gli altri, io insieme agli altri, noi insieme. Qui vedete nei primi 9 versetti sullo scandalo c'è, e su tutto quello che si è detto a proposito degli ultimi, dei bambini, di coloro che hanno una fede debole, è in gioco ancora una volta questa contrapposizione. O si ama se stessi e si trascura, si schiavizza, si calpesta gli altri, oppure si vive insieme cercando la comunione. Ed ecco allora che a partire da questa prospettiva possiamo andare a affrontare la prima parabola del capitolo 18, Matteo 18, versetti dal 10 al 14. Ah, prima di andare a questo testo volevo leggervi un breve detto di un padre del deserto che mi sono appuntato perché riassume bene questi primi 9 versetti. È un detto di Abba Antonio, il padre dei monaci del deserto, che dice: dal prossimo ci vengono la vita e la morte. Se infatti guadagniamo il fratello, noi guadagniamo Dio. Ma se noi scandalizziamo il fratello, noi pecchiamo contro Cristo. Vedete, con l'estrema sintesi di chi ha lo sguardo e il cuore allenato a contemplare le realtà in profondità, questo monaco ormai anziano dice appunto: dal prossimo ci vengono la vita e la morte. Guadagnare il fratello vuol dire guadagnare Dio, scandalizzare il fratello vuol dire peccare contro Cristo. Ed eccoci allora alla parabola della pecora smarrita. Prima di leggere vorrei farvi capire, questo è l'esempio forse più chiaro per capire come una stessa parabola collocate in due contesti possa significare due cose molto diverse. Dicevo ieri, i primi due livelli sono il livello zero, è il livello di Gesù che ha pronunciato una parabola. Quando, come, non lo sappiamo. Il primo livello, il livello uno, è il livello dell'evangelista che l'ha messa per iscritto e l'ha collocata nel suo Vangelo. Allora voi conoscete questa parabola. Nel nostro contesto ha un significato e nell'altro contesto, in Luca capitolo 15 versetti 4-7, ha un significato ben diverso. Qual è il significato di Luca? Che non trattiamo, ma solo per farvi capire. Siamo all'interno delle cosiddette parabole della misericordia. Luca 15 versetti dal 4 al 7. Vi leggo il contesto. Quel contesto in cui si colloca anche la parabola della moneta perduta e soprattutto la parabola dei due figli, la cosiddetta parabola del figlio prodigo. Comincia così il capitolo 15 di Luca. Si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano, dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ed egli disse loro questa parabola: chi di voi se ha 100 pecore e ne perde una, eccetera, eccetera. Voi capite che in questo contesto l'applicazione della parabola ha questo significato. La pecora smarrita è il peccatore, è l'ultimo, è il pubblicano. Gesù
preferisce andare, lasciare le 99 pecore, i cosiddetti giusti, da una parte, e affaticarsi per andare a cercare la pecora che si è perduta, il peccatore, il pubblicano. Dunque, questa parabola, qui in Luca, serve per dire questo, serve per dare un monito alla misericordia. La misericordia del Signore va preferibilmente, va di preferenza ai peccatori pubblici. Di fronte a farisei e scribi che si scandalizzano, Gesù dice: guardate, io vi racconto questa parabola per farvi capire perché agisco così, perché io sto con i pubblicani e i peccatori. Non scandalizzate, io sono venuto per portare, per riportare all'udire il peccatore, colui che si è allontanato. E vi ricordate la conclusione della parabola? Vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte più che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione. Nel contesto invece di Matteo, quello in cui siamo, voi capite che il focus, lo scopo di questa parabola è di altro tipo. E allora lo vediamo insieme. Cominciamo dal versetto 9, dal versetto 10. Guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli, perché vi dico che i loro angeli nel cielo vedono incessantemente il volto del Padre mio che è nei cieli. Che ve ne pare? Se un uomo ha 100 pecore e una di esse si smarrisce, non lascerà le 99 sui monti e andato non cercherà quella smarrita? E se gli avviene di trovarla, in verità vi dico, gioirà per essa più che per le 99 che non si sono smarrite. Così non è volere dinanzi al Padre vostro che è nei cieli che vada perduto uno solo, neppure uno di questi piccoli. Dall'invito a non scandalizzare i piccoli, dal versetto 6, si passa a un'altra esigenza: non disprezzare, guardatevi dal disprezzare. E nello stesso tempo la preoccupazione, potremmo dire pastorale, di Matteo si precisa sempre meglio. Lo scandalo all'interno della comunità nasce da un atteggiamento di sufficienza o di arroganza da parte di chi si considera qualcuno, di chi si considera qualcosa, e dunque finisce per mettere da parte i piccoli. E invece uno solo di questi piccoli è caro agli occhi di Dio. Dio non vuole che se ne perda nessuno. Capite che in questo caso non siamo di fronte a un invito alla misericordia come in Luca, ma siamo di fronte a un invito a affrontare in modo evangelico le dinamiche comunitarie. Che ve ne pare? Chiede Gesù. Cioè, cosa succede se una pecora si perde? La parabola vuol sottolineare che lo smarrimento anche di una sola pecora non diminuisce la cura di un pastore verso di lei. Anzi, potremmo dire che la accresce. Quando una pecora si perde, il pastore è ancora più spinto ad andare a cercarla. E attenzione, non perché questa pecora sia migliore o più grande delle altre. Perché vi dico questo? Perché c'è nel Vangelo di Tommaso, conoscete il Vangelo di Tommaso, che è questo Vangelo apocrifo che è fatto solo di detti di Gesù. Gesù disse, Gesù disse, Gesù disse. Ci sono anche parole molto belle, e citavamo una ieri: chi è vicino a me è vicino al fuoco, chi è lontano da me è lontano dal regno. E all'interno di questo Vangelo, che contiene, anche se non è canonico, contiene verosimilmente delle parole autentiche o molto vicine a quelle di Gesù, ci sono però anche dei travisamenti delle parole di Gesù. E il caso della parabola della pecora smarrita è un caso classico. Cosa si dice? Un uomo perse una pecora, e siccome questa era la pecora più grande e più che dava più lana e più latte, si ingegnò per andare a cercarla. Vedete che è un stravolgimento della parabola. Dà fastidio, scandalizza il fatto che un pastore, per andare a cercare la pecora smarrita, lasci nel deserto le altre 99. Se ci pensate, è qualcosa che
dà fastidio. Ieri dicevamo, citando quel filosofo francese, che le parabole disorientano per poi riorientare. Bene, questa parabola disorienta, sfido, se un pastore lascia 99 pecore nel deserto, va a cercare quella una che si è smarrita, se la trova ben contento, ma quando torna dalle altre pecore, chissà cosa è successo, magari di quelle 99 numerose sono state assalite, sono state rapite. Quindi capite che è uno stravolgimento dire ma la va a cercare perché è la più grossa, la più grande, quella più importante. È un modo per neutralizzare la follia del Vangelo. Invece Gesù è estremamente preciso, dice se ne lasciano 99 e si va a prendere quella unica che c'è. Il Vangelo è questa cosa qua. Lo dico soprattutto ai bambini, il Vangelo è questa cosa qua che indica proprio il comportamento di Gesù, quel comportamento che è a volte per noi scandaloso, a volte per noi strano, a volte un po' ci stupisce, ci mette in difficoltà, però è questo che ci è chiesto di ascoltare, questo che ci è chiesto di cambiare noi stessi per aderire a questa follia, non di cambiare il Vangelo per addomesticarlo a noi. Ecco allora il modo in cui Gesù si pone. Dice, cosa succede se una pecora si perde? Vi dicevo, questo smarrimento accresce la cura del pastore. Nel sottofondo, in queste parole di Gesù, possiamo anche ascoltare, possiamo anche sentire risuonare il rimprovero profetico di cui vedevamo ieri, di Ezechiele 34, non 36 come ho detto prima, di Ezechiele 34, quando si rimproverano quei pastori che non sono andati in cerca delle pecore smarrite che erano state loro affidate. O in sottofondo c'è anche la promessa del buon pastore, su cui il Vescovo ci faceva riflettere ieri, quel buon pastore cantato nel Salmo 23, che è lui che va a cercare la pecora perduta e riconduce all'ovile quella smarrita. Ma la parabola di Gesù prende in considerazione la reazione normale di un pastore in un caso come questo, il suo riflesso spontaneo, anche se un po' folle. Lascia le 99 per andare a cercare quella smarrita. Che una pecora si smarrisca sui monti, Luca dice nel deserto, è quasi normale. Qui l'unica responsabilità che viene presa in considerazione è quella del pastore, non quella della pecora. E questo è molto importante. Nella prima parte del suo discorso comunitario, Matteo è molto severo, molto preciso in riferimento ai pastori. La responsabilità della pecora è messa poco in rilievo nella prima parte. Dicevo, è quasi normale che una pecora si smarrisca sui monti, bisogna prendere in considerazione questa ipotesi. Cioè, che vi siano dei poveri peccatori anche nella Chiesa di Dio, questo è normale. È il famoso corpo misto di cui parlavamo ieri, della zizzania che cresce in mezzo al grano. Se noi continuiamo ad annunciare il Vangelo come riferito, come rivolto a puri, a uomini o a donne puri o impeccabili o irreprensibili, non andiamo da nessuna parte, perché non è questa la realtà. Ciascuno di noi è un povero peccatore. L'unica differenza, lo ripeto sempre, l'unica differenza è tra i peccati pubblici e i peccati nascosti, privati. Non c'è altra differenza, davvero non c'è altra differenza, siamo tutti peccatori. Dunque che vi siano dei peccatori nella Chiesa è normale, ma il loro peccato dovrebbe essere occasione non di disprezzo, non di giudizio, ma di una sollecitudine più grande nei loro confronti, non di emarginazione da parte di quelli che, direbbe Luca 15, versetto 7, pensano di non avere bisogno di conversione. Capite che questa è una... ci torneremo poi vedendo altre parabole di Matteo, ma già qui si manifesta quello che è un tema centrale nel rapporto, nei rapporti reciproci all'interno della comunità, soprattutto nei rapporti che le guide della comunità hanno verso le pecore che si smarriscono. Ovvero, chi pensa di non avere bisogno di misericordia, di conversione, è inflessibile, è duro, perché guarda gli altri con lo sguardo con cui guarda se stesso,
Io sono bravo, io sono a posto, io non ho bisogno di misericordia, di compassione, dunque anche gli altri devono essere come me. Ecco la famosa filautia, comincia da qui. Anche gli altri devono essere impeccabili come lo sono io. Se dunque qualcuno commette un piccolo peccato, ecco che subito viene messo da parte, viene emarginato, viene condannato. E invece le guide stesse devono sapere di essere peccatrici. Ha scandalizzato qualcuno Papa Francesco quando un giorno ha detto: io mi sento un povero peccatore come voi. Ma mi sembra che abbia detto una realtà normalissima, una realtà semplice come l'acqua che beviamo ogni giorno. E anche il Papa, anche il Vescovo, anche il Monaco, anche il Prete, ciascuno è un povero peccatore che ha bisogno di misericordia. Dunque, questa misericordia, se noi non pensiamo di averne bisogno, finiamo per essere incapaci di esercitarla verso gli altri. E notate cosa dice Matteo, qui vale la pena leggere proprio il parallelo con Luca. In Luca si dice: quando ha trovato la pecora, se la mette sulle spalle pieno di gioia, dando per scontato che la trova, è solo questione di tempo, prima o poi, quando la trova, grande gioia. Matteo invece dice: se per caso gli avviene di trovarla. E questa è una precisazione realistica. La precisazione realistica è perché si dice che nella vita, e lo sappiamo bene per l'esperienza, mi riferisco a voi, l'esperienza di genitori, di nonni, di educatori, non è detto che chi si perde venga poi trovato. Non è sempre detto. Se gli avviene di trovarlo. Matteo è realista, sa che non sempre la ricerca va a buon fine. Può darsi che il pastore ritrovi la pecora, ma può anche darsi di no. Proprio per questo, per l'incertezza di questa avventura della fede e della misericordia, se la trova, giuisce più per essa che per le 99 che non si sono smarrite. Potremmo dire: se il pastore fosse sempre sicuro di trovare la pecora, la gioia sarebbe minore, perché tanto saprebbe che è una questione di tempo. Invece, se il pastore è incerto, se forse può darsi che non la trovi, quando la trova sperimenta una gioia maggiore. E allora Gesù aggiunge, ultima parola, con l'esempio, che è un versetto che in Luca è abbastanza diverso, con un versetto che riporta sempre, che riporta alla fine tutti i versetti che abbiamo visto fin qui, alla prospettiva teologica, al riferimento a Dio. Cioè Gesù, che non parlava molto di Dio, Gesù parlava piuttosto con le parabole, con parole umane, con esempi concreti, ma ogni tanto, proprio quando voleva far percepire la gravità, la pesantezza nel senso di significato profondo delle sue parole, usava anche il riferimento al Padre, per dire veramente, qui bisogna fermarsi e meditare. Così non è volere dinanzi al Padre vostro che è nei cieli, che sia perduto uno solo di questi piccoli. Qui, attenzione, c'è davvero una, potremmo dire, un principio di imitazione di Dio. Voi sapete che questo principio è sancito in modo più ampio, più alto possibile, quando Gesù dice: voi siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli, in Matteo. E Luca, parafrasando, dice: voi siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro che è nei cieli. Ovvero la perfezione, che significa pienezza, integrità, maturità, consiste nella misericordia. Ecco, questo essere compiuti, misericordiosi come il Padre che è nei cieli, richiede da parte nostra di sapere decodificare il volto del Padre che Gesù ci ha narrato. Richiede di cogliere i tratti del volto del Padre. E qui, ancora una volta, mi riferisco ai bambini, sono contento che siano qui in mezzo a noi, per dire che tutte le cose che vi diranno su Dio nella vostra vita, voi cercate di
leggerle a partire da Gesù Cristo. Tutte le volte che vi dicono Dio è così, Dio fa questo, Dio fa quest'altro, voi fate sempre questo esame, vi dice questo, bene, quello che mi stai dicendo me lo puoi dimostrare parlandomi di Gesù, delle sue parole, dei suoi gesti, delle sue azioni, sì o no? Se uno può dirvelo, allora voi credete. Se uno non può dirvelo, si dicono tante cose su Dio che nessuno ha mai visto. Sono non tanto degni di fede. Quindi andate sempre a vedere come Gesù parla. Perché, per esempio, qui si può dire non è volere dinanzi al Padre vostro che si perda uno solo di questi piccoli? Perché Gesù ci ha raccontato questo. Gesù, quando vedeva qualcuno che era perduto, mollava lì anche la sua comunità per andare a cercare quella persona perduta. Fa così con la donna peccatrice, fa così con Zaccheo, fa così con numerosi casi, con numerosi uomini e donne nei suoi incontri nei Vangeli. Dunque, l'accento di questa prima parte del discorso ecclesiale di Matteo cade proprio sulla volontà di Dio. Qual è la volontà di Dio? Ripeto, quella che Gesù ci ha raccontato con il suo agire, che non si perda neanche uno solo di questi piccoli. Dunque, di conseguenza, i responsabili della comunità sono chiamati a porsi in cerca degli smarriti. So bene, parlo con timore e tremore qui davanti al vescovo, so bene quanto poi nel concreto della fatica pastorale di ogni giorno sia difficile andare a ripescare le persone smarrite, anche perché, attenzione, qui Gesù, quando parla di una pecora, ancora, una pecora, insomma, è ben felice quando si perde, è ben felice se il suo pastore la riporta all'ovile. Ma quando si tratta di uomini e donne, di persone, non è sempre così facile. È per questo che io credo nel suo Vangelo Luca ha accresciuto questo testo ricordandosi di altre due parabole. Ha parlato di una moneta, di una donna che perde una moneta, e anche lì la moneta è qualcosa che una volta ritrovata la moneta non patisce né gioisce nell'essere ritrovata. Chi invece l'ha persa è ben contento di ritrovarla. Ma poi, ultima parabola, parla di un padre e di due figli. E vedete che, sapete bene, conoscete bene la parabola, le cose lì sono ben più complicate. Non è tanto facile per quel padre andare a ripescare il figlio minore, né soprattutto far sì che il figlio maggiore possa entrare alla festa fatta per l'altro suo fratello. Dunque, dico queste cose, le dicevo con timore e tremore, perché credo che non è immediato, non è facile, non è semplice andare a ripescare coloro che si sono smarriti. Però la preoccupazione maggiore del pastore, della comunità di Gesù Cristo, dovrebbe essere quella di porsi in cerca di coloro che sono smarriti. Questo è una parte essenziale della sequela. Per chi è pastore è il suo compito quello di andare a riprendere le pecore. E qui vi cito, mi spiace che si uscita Serafina perché so che le piace tanto il Salmo 23, ma appunto nel Salmo 23, quello il Signore è il mio pastore, non manco di nulla, si parla di due bastoni. Il pastore ha due bastoni, il bastone il normale e il di incastro. Sono due bastoni che indicano due diverse attività. Con uno, ecco che Serafina sta tornando, il Salmo 23, che so che ti piace tanto, ci mostra il pastore che ha due bastoni, un bastone con cui lui deve semplicemente battere a terra per far sentire alle pecore la presenza e per tenerle ordinate in fila nel gregge. Ma con l'altro bastone deve colpire le pecore. Colpire le pecore quando queste rischiano di perdersi, ed è un colpo che certamente è un colpo di correzione, un colpo per dire torna qui, ma voi sapete che colpire qualcuno con un bastone, insomma, per quanto fatto con amore, provoca anche un minimo di dolore, un minimo di ferita. Ecco, quindi il pastore della comunità cristiana ha tutte queste responsabilità e lo deve fare certamente nei sentimenti, cioè pregando per le pecore e pensando loro, certamente nelle parole indirizzandosi a loro, certamente anche nei documenti scritti o in documenti che cerchino di dare una linea alla chiesa locale, ma soprattutto deve farlo nelle azioni. Il pastore ha questo compito se davvero vuole essere
specchio del buon pastore, se davvero desidera essere a immagine di quel padre che non vuole che si perda nemmeno uno solo di questi piccoli, è chiamato a compiere gesti, a compiere azioni, a compiere scelte concrete che mostri alle pecore che il pastore ha cura di loro. Tutto questo deve farlo però, potremmo dire, in perdita. Deve farlo senza essere certo del risultato positivo. Ricordo ancora questa parola, se gli avviene di trovarla. Se gli avviene di trovarla. Può capitare che questo non avvenga. Da parte del capitolo più da vicino, i rapporti intracomunitari all'interno della comunità, non particolarmente tra i pastori e le pecore, ma tra le pecore l'una nei confronti dell'altra. E allora Gesù dice: se tuo fratello peccherà contro di te, va e correggilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato tuo fratello. Se non ascolterà, prendi con te anche uno o due altri, affinché sulla bocca di due o tre testimoni ogni cosa sia decisa. Ma se non li ascolterà, dillo alla Chiesa. Se non ascolterà neppure la Chiesa, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità vi dico, quanto legherete sulla terra sarà legato in cielo, e quanto scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. Di nuovo, in verità vi dico, se due di voi si accorderanno sulla terra per qualunque cosa, se la chiederanno, sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli, perché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, là io sono in mezzo a loro. Questa prima parte del discorso, della seconda parte, ha a che fare con il tema della correzione fraterna, e nella pausa Suor Maddalena mi diceva, mi chiedeva appunto di sostare, di spendere qualche parola su questo tema. Io l'avrei fatto ugualmente, ma la ringrazio perché mi fa piacere di questa sollecitudine, di questa preoccupazione, perché sapete che la correzione fraterna è in assoluto la cosa più difficile di ogni vita comunitaria. Ogni vita comunitaria, quando dico ogni vita comunitaria, dico proprio ogni vita comunitaria. Io penso alla mia vita, alla vita di una comunità monastica, di fratelli e sorelle, ma potete pensare alla comunità che è una famiglia, alla comunità che è la comunità di lavoro, alla comunità di un vescovo con il suo presbiterio, con la sua parrocchia, il prete con la sua parrocchia. Ecco, qui è veramente un tema inesauribile. È forse il tema più difficile, ripeto, per ogni vita comune, perché succede quello che mi diceva con la sua esperienza Suor Maddalena, ma quello che mi ha fatto piacere perché sta scritto anche nella nostra regola monastica, sta scritto che chi, soprattutto chi presiede, ma ogni fratello nella comunità, per non urtarsi con gli altri, Suor Maddalena diceva, perché per far sì che l'acqua scorra e vada comunque avanti, per non creare tensioni, finisce per tacere, finisce per non dire, finisce per pensare che non dicendo sarà più amato, sarà più, non correggendo sarà maggiormente ben voluto. E in realtà così facendo si finisce per disgregare la comunità, perché se non si è capaci di correggere non si dice mai nulla e tutto va avanti fino magari a degli esiti anche molto complessi e molto negativi, ma ormai è troppo tardi quando si arriva a un certo punto. E lì allora ci vuole davvero un'arte enorme, anche perché la correzione fraterna è quel tema, per esempio penso delle famiglie, guardo sempre voi oggi, mi fa piacere la vostra presenza, ma quando ci sono un padre, una madre, due figli, mi ricordo per la mia esperienza di un padre che dice alla madre: ma tocca a te correggere i figli, o viceversa, sono i tuoi figli, e quando ci sono le cose che non vanno sono sempre i figli dell'altro o dell'altra. Oppure non si è mai, sì, diglielo tu, io non ce la faccio, sai che non sono capace, di fai tu, ecco. È una cosa anche umana, non bisogna scandalizzarsi, però è una cosa che mette davvero in questione la nostra capacità di vita comune, perché correggere vuol dire innanzitutto avere a cuore l'altro. Mi diceva sempre, con parole molto sapienti, Suor Maddalena, mi diceva: quando non si corregge più l'altro, l'altro pensa che colui che non lo corregge non gli voglia bene, siccome tu non sei importante per me,
io non ti correggo più. E allora uno che non si sente più corretto dice, ma là, colui che dovrebbe correggermi e non lo fa, non mi ha a cuore, per lui sono poco importante, mi lascia fare qualsiasi cosa perché non mi vuole più bene. Oppure capita a volte che chi non è corretto poi vada a rivolgersi all'esterno, vada a cercare dei punti di appoggio all'esterno, e questo disgrega ancora di più la comunità. Oppure capita, sappiamo bene anche questo, vi parlo per esperienza, nella comunità monastica, come la correzione fraterna sia anche il luogo della massima cattiveria a volte, cioè si aspetta che l'altro la faccia, se anche fa una cosa banalissima come mettere questa penna così invece che così, io vedo, e lui, vedo che lui fa questo, allora vado lì e lo faccio notare con occhio cattivo, come dice Gesù. Lo vedremo nella parabola di domani. Tu hai forse l'occhio cattivo perché io sono buono? Cioè con l'occhio invidioso, con l'occhio cattivo, io vado e a partire da questa penna gli faccio pesare tutte le mancanze che ha compiuto da quando ci conosciamo, da 30 anni a questa parte, e gliele metto tutte sul conto. Ma avete presente quando, nella correzione fraterna c'è anche questo, quando noi, se va bene, siamo capaci di perdonare, di correggere, ma poi non dimentichiamo e allora facciamo sempre pesare, sì però tu quella volta, sì però tu. Ecco, vedete che la correzione fraterna è davvero una palestra mai finita, su cui si possono fare, nella mia comunità facciamo riunioni, capitoli, discussioni, approfondimenti, ma poi è davvero una costante palestra quotidiana. E allora Gesù ci dà un criterio, molto semplice, un criterio tra l'altro colpisce che si trova più o meno con le stesse parole all'interno degli scritti di Qumran, quella comunità monastica nel deserto di Giuda, di cui abbiamo scoperto gli scritti 70 anni fa, e in questa comunità pseudo-monastica o monastica ante litteram succedeva che c'erano questi problemi. Allora c'è uno scritto che ci parla delle varie tappe successive che somigliano moltissimo a queste di Matteo, dunque si può anche pensare a un terreno comune con la comunità di Gesù. Se tuo fratello pecca, tu vai e riprendilo fra te e lui solo, la correzione faccia a faccia, la correzione uno a uno, la correzione fatta, ripeto, al tempo giusto, con le parole giuste, con misericordia e non volendo rivalersi sull'altro, volendo mettergli un piede sulla testa, cercare uno a uno di dire le cose e non dirle innanzitutto a un terzo, perché anche questa è una cosa terribile, questa è mormorazione. Se io e lei siamo, se io vedo qualcosa di lei che non va, lo vado a dire a lui. Non va bene che io dico, guarda che lei ha fatto questo, lo dico a lui, così lui comincia a dubitare di lei, comincia ad avere lei, pensare male di lei, a guardarla male, e io finisco per metterla in cattiva luce di fronte agli occhi di un altro. Bisognerebbe essere sempre capaci, come dice un brano di una regola monastica antica, non dire mai a un terzo di un'altra persona che non è presente se non ciò che saresti disposto a dire a quell'altra persona faccia a faccia. Io sono disposto a dire a lei quello che sto dicendo a lui quando lei non è presente? Se non sono disposto, sto mormorando e sto disgregando i rapporti. Dovrei invece avere il coraggio di dire, cara la mia Luciana, io per abbi pazienza e credo di vedere questo comportamento che mi sembra che abbia dei... Cosa ne dici? Ne parliamo? Sei d'accordo? Sì o no? E non è sempre facile, attenzione, fare la correzione, ma non è neanche sempre facile riceverla, perché il nostro riflesso di sopravvivenza, di pesci che noi siamo, ci porta a dire sì però. Io ho fatto questo, sì però. Magari nella comunità monastica, quando c'è l'ultima tappa di quello che vedremo, la correzione in capitolo, io vengo messo alla gabbina di fronte a tutti e dico sì però c'era quel motivo, e quando posso dire quel giorno mi ero svegliato male, quel giorno avevo mangiato pesante, quel giorno ero stanco, fino ad arrivare a dire sì però ho sofferto quando ero piccolo, allora adesso dovrei dire fuori questo. Sono quelle cose che sono quei riflessi quasi incondizionati che ci vengono fuori. Quindi la correzione faccia a faccia. Gesù dice, se ti ascolterà avrai guadagnato tuo fratello. Se non ascolterà, allora prendi uno o altri due testimoni e vai da quel fratello. E Gesù cita un passo del Deuteronomio 19:15, perché sulla parola di due o tre testimoni ogni cosa sia decisa.
questa è una misura di secondo livello, siccome io ho cuore d'altro, allora prendo qualcun altro, un altro, ma in maniera non nelle tenebre, nascosta, mormorando, ma alla luce del sole, chiamo l'altra persona e dico, insieme a queste altre due o tre, guardate che c'è questo problema. Se non ascolterà neppure questa seconda istanza, dillo alla Chiesa, cioè l'andare alla comunità. Non bisogna subito andare a chi presiede nella comunità. Se c'è un problema nella parrocchia, non bisogna subito andare dal vescovo. Bisogna prima cercare faccia a faccia, poi con qualcun altro, poi alla fine ci si rivolge alla Chiesa, alla comunità monastica, al priore, dicendo c'è questo problema. E è un'ultima istanza, un terzo grado. Dopodiché, se non ascolterò neppure la Chiesa, notate la conclusione di Gesù, sia per te come il pagano e il pubblicano. È una conclusione che ha due facce, perché pagano e pubblicano vuol dire peccatore, quindi la prima interpretazione sia lascialo andare alla sua via di peccato. Ma la seconda interpretazione è che Gesù era colui che andava a cercare i pagani e i pubblicani. Vi ricordate, vedremo oggi un testo in cui Gesù dice: i pubblicani e le prostitute vi precedono nel regno dei cieli, vi passano davanti nel regno dei cieli. Quindi vuol dire che potremmo dire, se anche non va a buon fine l'ultimo tentativo, il terzo tentativo, continua ancora. Non darti per vinto, non disperare della possibile correzione, perché, come Gesù ha fatto, puoi ancora andare a cercare il pagano, il pubblicano. Mi scusi, è come rivangelizzare la persona? È come, non disperare che quella persona possa cambiare. Cioè io posso tentare ancora. Ricominciare da capo, dall'ABC, diciamo. Lasciando però libero, cioè lasciando, ecco questo è importante, lasciando libero l'altro di accogliere o non accogliere. Cioè non posso io costringere l'altro ad accettare la correzione. Quindi io non devo mai stancarmi, non devo mai darmi per vinto, fino a che l'altro possa porsi anche in condizione di rifiuto totale della mia. E allora ci sono dei casi in cui la massima correzione è anche quella di prendere le distanze, proprio per far capire, io ti ho molto a cuore, ma siccome non mi ascolti, è deleterio che venga lì a continuare a darti, per esempio, come c'è una ferita, tu continui a riaprirla, non la curi mai, lasciare quello spazio per cui poi, se vuole, l'altro possa venire da te. E poi Gesù conclude con una parola che è poco citata. Noi tutti conosciamo la parola rivolta a Pietro, da Gesù: tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Tu sei Pietro, su questa pietra edificherò la mia chiesa, Matteo 16:19. Ma Gesù ha dato lo stesso potere dello sciogliere e del legare a tutta la comunità, non solo a colui che presiede, solo il vescovo di Roma, ma l'ha data a tutta la comunità, a tutti i discepoli e a tutti i discendenti dei discepoli. Tutto ciò che legherete sulla terra sarà legato in cielo, tutto ciò che scioglierete sarà sciolto in cielo. Cioè, alla fine, questa capacità di legare e sciogliere, che poi Gesù applica sempre con diverse metafore, a una realtà. Per Gesù legare e sciogliere voleva dire, in ultima analisi, rimettere i peccati, il potere del rimettere i peccati. Questa possibilità lega strettamente terra e cielo. Tutto ciò che è legato qui è legato anche in cielo. Tutto ciò che è sciolto qui è sciolto anche in cielo. Non ci sono due piani diversi. E poi Gesù continua di nuovo: in verità vi dico, se due di voi si accorderanno sulla terra per chiedere qualsiasi cosa, questa sarà concessa dal Padre mio che è nei cieli. Questo è evidentemente in riferimento alla preghiera, all'accordarsi per pregare. Ma anche il riferimento al perdono, a dire che la correzione è di una natura talmente centrale, talmente importante, che se due o tre si accordano sulla terra per questo, il Padre che è nei cieli farà scendere, concederà la sua benevolenza e il suo perdono, perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, là io sono in mezzo a loro. La presenza di Gesù, l'io sono, cioè il nome di Dio che Gesù è venuto a portare sulla terra, si manifesta dove sono due o tre radunati nel suo nome. A questo punto, udita questo insegnamento di Gesù, Pietro, proprio
colui che ha la responsabilità di guida della comunità, gli si avvicina e gli chiede: Signore, quante volte dovrò perdonare il mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte? Gesù gli disse: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. E qui, vi dicevo ieri, il quarto livello delle parabole è quei cammini paralleli, quegli approfondimenti, quegli itinerari che possono nascere a partire da una parabola. Qui l'itinerario è già in qualche modo previsto dalla parabola, il tema del perdono reciproco. Qui Pietro, non appena ha sentito Gesù che ha parlato della correzione fraterna, cerca di andare un po' più al personale. Quante volte devo perdonare al fratello se pecca contro di me? Cioè, c'è un limite al perdono. E Pietro, credendo di esagerare, dà già una risposta: fino a 7 volte, è già tanto. No, ribatte Gesù, neanche questa misura è sufficiente. Il perdono verso gli altri deve essere illimitato, sconfinato. Attenzione, poi alla fine direi anche qualcosa sul perdono, anticipo già, per capirci bene. Il perdono non è quella cosa dolciastra e poco intelligente che ci propinano i mass media quando di fronte a un evento luttuoso, tragico, si presentano col microfono: tu, lei perdona colui che ha ucciso tuo figlio. Quella cosa che è veramente stupida, oltre che offensiva dell'intelligenza umana. Il perdono è un cammino lungo, è un cammino complesso, è un cammino onnipotente e onnidevole, nel senso che il perdono può tutto, può sanare tutto, ma è anche sommamente debole, perché l'altro può infischiarsene del mio perdono, può calpestarlo, può farsene nulla, anzi può usarlo contro di me. Se uno mi perdona sempre, allora gliene faccio di peggiore. Ma su questo torneremo. Gesù, in risposta a questa proposta che gli fa Pietro, gli dice: non ti dico fino a 7 volte 7, ma fino a 70 volte 7, che può voler dire 77 volte o 490, ma è un modo per dire fino all'infinito. Potremmo dire che Gesù, anzi, nel rispondere in questo modo, sta facendo riferimento a un testo della Scrittura. Vi ricordate il testo terribile di Genesi 4:24? 7 volte sarà vendicato Caino, ma Lamech fino a 70 volte 7. Dove c'è Lamech che parla di una vendetta fino a 70 volte 7, potremmo dire una vendetta all'infinito. E questo la conosciamo bene, perché più consono le nostre faide quando noi continuiamo a vendicarci l'uno contro l'altro fino all'infinito. Gesù invece capovolge, usa invece che il verbo vendicare il verbo perdonare fino a 70 volte 7. E allora, affinché questo comando si imprima nei cuori dei suoi discepoli e nelle loro menti, Gesù narra una parabola. Una parabola che rivela ai discepoli come il perdono accordato a ciascuno di noi dal Padre che è nei cieli è il motivo e la misura del nostro perdono reciproco. Il nostro perdono è legato al perdono che il Padre ci dà. Come dicevo prima, se noi non sentiamo di avere bisogno di misericordia, faremo poca misericordia. Se noi invece sentiamo di avere bisogno di perdono e di misericordia, faremo anche noi misericordia. La parabola si articola in 3 scene. Dai versetti 23 fino al 27 abbiamo un primo dialogo, un dialogo tra il Signore, il padrone, e il suo servo, dove colui che parla è solo il servo. Parte centrale, 28 fino a 31, il dialogo tra i due conservi, i due compagni di servitù. Ultima parte, 32-34, abbiamo il secondo dialogo tra il Signore e il primo servo. E questa volta a parlare è solo il Signore, non più il servo. Infine, 35, abbiamo la conclusione che Gesù pronuncia. In questa storia tutto è inverosimile, ma proprio per questo essa è chiara nel suo significato, che va contro ogni logica umana. Se una storia fosse
normale, noi la dimenticheremo facilmente perché è troppo simile alle nostre storie. Se invece c'è una storia che è un po' strana, un po' inverosimile, ci rimane impresso. E come comincia questa storia? Il regno dei cieli è simile a un uomo, a un re, che volle regolare il conto con i suoi servi. Cominciando a fare i conti, gli fu condotto davanti un debitore di 10.000 talenti. Ma non avendo egli di che pagare, il Signore ordinò di vendere lui, la moglie, i figli e tutto quanto aveva per essere pagato. Il servo dunque, prostrato ai suoi piedi, gli diceva: «Abbi pazienza con me e ti pagherò tutto». Il Signore di quel servo, mosso a compassione, lo licenziò e gli condonò il debito. Ci fermiamo qui, nella prima parte. Il protagonista che entra in scena per primo è colui che viene definito re e subito dopo signore. È evidente che quando Gesù parla di re o di signore si sta riferendo a Dio. Dio è immaginato da Gesù come un re che vuole regolare i conti. C'è un servo, potremmo dire un funzionario di corte, un governatore di provincia, un alto ufficiale, che deve al suo re 10.000 talenti. Allora, 10.000 talenti è una cifra folle, inverosimile. Un talento all'epoca equivaleva a 10.000 denari. 10.000 talenti, se facciamo i conti, corrispondono a 100 milioni di denari. Se voi pensate che un denaro era la paga media di una giornata di lavoro, 100 milioni di denari sono 100 milioni di giornate di lavoro. Quindi qualcosa di totalmente inverosimile. Il talento, tra l'altro, era l'unità di misura più grande nell'Asia Minore. E 10.000 era la cifra più grande utilizzata nel fare di conto. Quando c'era uno che faceva il ragioniere, con 10.000 era il numero massimo con cui poteva fare i conti. 10.000 talenti, ripeto, 100 milioni di giornate di lavoro. Pensate solo che il gettito annuo delle tasse di Erode in Galilea era di 200 talenti. Quindi era veramente un qualcosa di imparagonabile. Insomma, 10.000 talenti vuol dire un debito incommensurabile, un debito enorme, un debito appunto sproporzionato, inverosimile. Chi può indebitarsi così tanto? Allora il re, vedendo che questo servo gli deve così tanto, lo minaccia di venderlo insieme a lui, alla famiglia e a ciò che possiede per saldare in minima parte quel debito. È chiaro che nessun essere umano è quantificabile in moneta, se non i calciatori che vengono venduti a cifre inverosimili. Però almeno vendendo questo servo con la moglie e i figli, il padrone avrebbe ottenuto un minimo di rientro. E allora cosa fa? Cosa fa il servo? Qui abbiamo un vero e proprio... Allora, scrivo prima i quattro verbi, poi li commentiamo. Abbiamo quattro verbi che scandiscono la nostra parabola, quattro verbi che indicano il cammino del perdono, della misericordia. Il primo verbo è quello che è in bocca al servo, che dice: si prostra ai piedi del signore, del padrone, e gli dice: abbi pazienza con me e ti restituirò tutto. Quando dice
ti restituirò tutto, gli dice qualcosa che è impossibile che questo uomo possa restituire di 10.000 talenti. Ma quello che a noi interessa è il verbo. Il primo verbo è macrotimeo, abbi pazienza. Il perdono nasce dalla capacità di pazientare innanzitutto, di avere un animo grande. Macrotimeo significa proprio la lettera avere un animo grande. Avete presente quella parola che ormai desueta nel nostro linguaggio, magnanimità. Magnanimità viene, è un calco latino del greco macrotimeo. Per farvi capire qual è la posta in gioco di questo verbo, vi leggo un bel passo della seconda lettera di Pietro. Seconda lettera di Pietro, capitolo 3, versetto 15, dove Pietro dice: carissimi, nell'attesa di questi eventi, cioè del giudizio finale, fate di tutto perché Dio vi trovi in pace senza macchia. La magnanimità del Signore nostro, consideratela come salvezza. Cioè il Signore, come dice Pietro poco prima, usa pazienza. Alcuni dicono, ma perché non arriva il giudizio finale? Perché il Signore ha un animo grande, usa pazienza, aspetta, vuole che voi vi convertiate, ritorniate a Lui. Mostra appunto quest'animo grande, questa capacità di pazientare. Quindi il primo atteggiamento del perdono è avere questa capacità di animo grande. Di fronte a questa richiesta, di fronte a questo vedere che il servo gli chiede, abbi pazienza con me, il Signore di quel servo, mosso a compassione, qui abbiamo il verbo, il secondo, il verbo splanknizomai, verbo chiave che penso abbiate già, su cui abbiate già meditato in quest'anno della misericordia. Splanknizomai significa essere preso da viscerale compassione. Come una madre porta in grembo il figlio, i figli per 9 mesi, così il Signore soffre con noi con le stesse viscere di misericordia. Cioè, per parlare della misericordia, l'ebraico e poi il greco usano l'organo anatomico femminile dell'utero, dove nelle viscere una madre soffre con le creature, con la creatura che porta in grembo. Quindi la misericordia è l'essere preso, l'essere mosso a viscerale compassione. Vedendo l'altro che soffre, io non sono indifferente alla sua sofferenza, ma provo questa viscerale compassione. È un verbo questo che nei Vangeli ritorna 9 volte ed è riferito soltanto a Gesù o a Dio. Per esempio in questo caso a Dio nella parabola, o avete presente il famoso verbo della parabola di Luca 15, quando il figlio era ancora lontano, il padre lo vide, fu preso da viscerale compassione e tutto ciò che segue. O il samaritano che vede l'uomo mezzo morto sulla strada, lo vide, gli si fece vicino, fu preso da viscerale compassione e tutto ciò che consegue. Quindi il padrone, il Signore, il Re, Dio, ha verso di noi sentimenti di un'infinita compassione, di un'infinita misericordia. E allora, al vedere questo, ecco che il padrone, il Signore, gli condonò il debito. Terzo verbo, il verbo afiemi. Afiemi che vuol dire proprio perdonare. È il verbo che noi usiamo ogni giorno quando diciamo il Padre nostro. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. È esattamente questo verbo qui. È il verbo che indica il perdonare, il condonare il debito. Potremmo dirci, ma allora la parabola, se finisse qui, avrebbe una sorta di happy ending, finisce bene. E invece il testo continua. Cioè, Gesù ci dice, rispondendo alla domanda di Pietro, che il perdono che Dio ci dona è certamente incondizionato, è certamente non meritato, è certamente gratuito, noi non dobbiamo meritare l'amore di Dio. Però, ha, potremmo dire, una sola condizione. Dio ci perdona e questo diventa nostra responsabilità, di perdonarci gli uni gli altri. Potremmo dire, se noi accogliamo questo perdono, la condizione per accoglierlo è che noi siamo capaci di esercitarlo gli uni con gli altri, se no ci chiudiamo a questo perdono. Ed ecco la seconda parte della parabola. Essendo uscito, quel servo trovò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari.
e afferratolo lo soffocava, dicendo: paga ciò che mi devi. Cadendo dunque ai suoi piedi, il suo compagno lo supplicava, dicendo: abbi pazienza con me e ti ripagherò. E notate, dice abbi pazienza con me, con lo stesso verbo, macrotimeo, e ti ripagherò, non dice neanche ogni cosa. Ora, per 100 denari voleva dire 100 giornate di lavoro. Potremmo dire che, non so, se lo stipendio di un operaio è 1.500 euro al mese, è 4.500 euro, insomma, 3 mesi di lavoro. Bene, di fronte a questo non gli dice neanche ti restituirò tutto, ti restituirò piano piano, è realistico. Egli però non voleva, ma andatosene lo gettò in prigione finché non avesse pagato il debito. E qui, vedendo dunque i suoi compagni ciò che era avvenuto, furono grandemente rattristati e venuti raccontarono al loro signore tutto quello che era avvenuto. Con la sua condotta, il primo servo, con la sua condotta così spietata, mostra che non sempre il perdono muta il cuore di chi lo ha ricevuto. Vi dicevo, il perdono è onnipotente, ma è infinitamente impotente, infinitamente debole. Infatti, costui, supplicato dal suo debitore con le stesse parole, si mostra inflessibile. Lo fa gettare in carcere finché non abbia saldato il debito. E capite che qui è un'altra incongruenza della parabola. Perché? Nel primo caso, gettare in prigione uno che ti deve 10.000 talenti è insufficiente. Nel secondo caso, questo è ingiustificato. Perché la legge del tempo diceva che era ammissibile gettare in carcere uno per un debito solo nel caso che l'ammontare del debito fosse superiore alla somma ricavabile dalla vendita del debitore. Certamente una persona aveva più di 100 denari, quindi gli conveniva, semmai, vendere, se avesse avuto la possibilità, il suo conservo, che avrebbe guadagnato di più. Ma costui vuole rivalersi, vuole fare il cattivo, vuole metterlo in carcere, vuole fare soffrire l'altro. Com'è possibile? Ci chiediamo di sì. Com'è possibile? Vengo perdonato di una cosa enorme e non perdono per una cosa minimale? E dimentichiamo, facendoci questa domanda, che questo spesso è il nostro modo di agire. Siamo sempre pronti a ricevere un perdono grande, ma quanto poi a darlo, anche piccolo, siamo ben più in difficoltà. E come noi, com'è possibile questo, se lo chiedono anche gli altri servi della parabola, che sono rattristati, sono indignati, non è che fanno la spia, semplicemente non riescono a rendersi ragione di questo, e allora fanno quello che Gesù aveva detto nella correzione fraterna, vanno a dirlo alla comunità. Si ribellano di fronte all'ingiustizia perpetrata sotto i loro occhi e denunciano l'accaduto al loro Signore. Ed ecco l'ultima parte. Allora il suo Signore, chiamato, gli disse: servo malvagio, ti ho condonato tutto quel debito perché mi hai supplicato. Non dovevi anche tu avere pietà del tuo compagno come anch'io ho avuto pietà di te? E il Signore, adiratosi, lo consegnò agli aguzzini finché non gli avesse pagato tutto il debito. Il padrone, mandato a chiamare il servo malvagio, lo fa innanzitutto aderire alla realtà, ricordandogli il debito immenso che gli ha condonato. Poi invita a trarre le conseguenze dell'accaduto, con una domanda che noi siamo chiamati a lasciar risuonare in noi stessi, perché questa domanda rappresenta il vero vertice della parabola e insieme il suo insegnamento di fondo. Non dovevi anche tu avere pietà del tuo conservo, come io ho avuto pietà di te? E qui siamo di fronte all'ultimo verbo, il verbo eleo. Eleo che significa proprio anche pietà, ma nello stesso tempo misericordia. Eleos vuol dire misericordia. È quel verbo che noi abbiamo sempre in bocca quando all'inizio della liturgia eucaristica diciamo Kyrie eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. È esattamente questo il verbo. È il sostantivo che Gesù ha in bocca quando dice voglio misericordia, non sacrificio, citando per ben due volte il profeta Osea, Matteo 9:13 e Matteo 12:7.
è la beatitudine. Siate beati misericordiosi perché troveranno misericordia. Matteo 5, 7. È il verbo che tante persone hanno in bocca quando accostano Gesù. Persone, gli ciechi, varie forme di persone malate. Abbi pietà di me, figlio di Davide. Abbi pietà di me, Signore. Ecco la domanda. Non devi forse avere anche tu pietà dell'altro, misericordia dell'altro, come io ho avuto misericordia di te, ci chiede il Signore. E allora, di fronte a questa cecità del servo, il Signore si vede costretto ad adirarsi. L'ira, la collera del Signore è l'altra faccia della sua compassione, proprio perché ci tiene a noi, proprio perché desidera che noi non ci perdiamo. Quando ne abbiamo combinato un bel po', prima o poi si arrabbia, come accade spesso ai genitori con i bambini. Ogni tanto si arrabbiano anche il papà e la mamma quando la fate grossa, gli vogliono bene, ma proprio perché gli vogliono bene si arrabbiano e gli dicono non va bene fare così. Allora si adira e fa mandare in carcere il servo finché non gli abbia restituito tutto il dovuto. E Gesù commenta: così anche il Padre mio celeste farà a ciascuno di voi se non perdonerete di cuore al vostro fratello. E qui qualcuno rimane colpito da questa chiusura, pensando che Gesù sembri duro, sembri forte. Ma se voi ci fate caso, sono le stesse parole che Gesù dice a commento del Padre nostro. Voi sapete che il Padre nostro ha tutta una serie di domande, ma l'unica domanda che Gesù commenta è: rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo. Matteo 6, 14, 15. Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà a voi. Ma se voi non perdonerete gli altri, neppure il Padre vostro celeste perdonerà le vostre colpe. Questo, ripeto, non significa che c'è una condizione, Gesù ci insegna che Dio mette delle barriere. Semplicemente la condizione necessaria, naturale per accogliere questo perdono da parte di Dio è accoglierlo nella misura in cui siamo capaci di esercitarlo verso gli altri. Se non lo esercitiamo è come se non lo accogliesse neanche da Dio. E qui allo stesso modo, così anche il Padre mio che è nei cieli farà a voi se non perdonerete di cuore il vostro fratello. Potremmo dire: noi dobbiamo agire come Dio ha agito verso di noi, ma anche come noi agiamo verso l'altro, così Dio agisce verso di noi. Qui preciso bene le parole perché sono una variazione sul tema. Noi dobbiamo agire verso gli altri come Dio ha agito verso di noi. È un dovere morale che ci spetta. Ma anche come noi agiamo verso gli altri, così Dio agisce verso di noi. E siamo sempre Matteo 25. Quando, Signore, ti abbiamo visto così e così e non ti abbiamo servito? Ogni volta che non l'avete fatto a uno dei più piccoli, non l'avete fatto a noi. Potremmo dire, parafrasando il riferimento alla nostra parabola, ogni volta che voi non avete perdonato a un vostro fratello, voi non avete agito verso di me come io vi ho chiesto di agire. Per esempio, anche qui si parlava proprio l'altro giorno con un ospite a Bose che diceva una cosa molto, molto, molto vera, molto intelligente. Diceva: ma noi pecchiamo verso un altro e poi andiamo a chiedere perdono al presbitero nella confessione. È giusto, ma andiamo prima a chiedere perdono all'altro. Cioè, quando c'è un'infrazione del rapporto con l'altro, quello che Dio vuole, ripeto le parole di Osea prese da Gesù, voglio misericordia, non sacrificio. Cioè, il sacrificio del sacramento, della confessione, certo c'è, ma in secondo livello. Il primo elemento è la misericordia, vado a riconciliarmi con l'altro. Se io non mi riconcilio con l'altro, e all'inverso, se io non perdono l'altro che ha fatto qualcosa di negativo verso di me, non posso aprirmi alla riconciliazione, al perdono che Dio mi offre. Qui si parla addirittura di un
perdono di cuore. Guardate quello che dice Gesù: se voi non perdonerete di cuore, apoton cardion, cioè di un perdono che sgorga dal cuore, dalla coscienza di ogni discepolo e discepolo. Non un perdono, ecco che mi rilascio a quello che dicevo all'inizio, non un perdono dichiarato e facilmente ostentato, ma un perdono frutto di un duro lavoro nel crogiuolo del proprio cuore, là dove naturalmente affiorano tentazioni di odio, di vendetta, di farla pagare a chi ha commesso un torto contro di noi, là dove affiorano anche sentimenti, ricordi, emozioni che sono incancellabili. Va detto con chiarezza, il male non si cancella. Quando io perdono non è che getto un colpo di spugna sul male, il male fatto resta. Io però posso impedire che questo male abbia ancora potere su di me perdonando chi me lo ha commesso. Il cammino del perdono è un cammino su cui bisogna parlare con poche parole, su cui bisogna dire le cose con molta, inchinandoci, inginocchiandosi di fronte alle altre persone, perché è un cammino lungo, faticoso, è un cammino che è soggetto a ripensamenti. Eppure il Signore ci ha perdonato molto più di quanto noi dobbiamo perdonare agli altri. Dunque, questa dinamica del perdono siamo chiamati a innestarla in noi, chiedendo a Dio che ce la doni, che la pianti, la impianti nel nostro profondo. Potremmo dire, a partire da questa parabola, che il criterio del perdono che innanzitutto Dio ci concede, perché noi lo concediamo agli altri, non è la giustizia, ma la misericordia. Allo stesso modo, se mi capite, Dio è quasi costretto dal nostro comportamento ad applicare a noi le regole di giustizia che noi applichiamo agli altri. Se Dio giudicasse secondo le nostre misure, tutti sarebbero condannati. Ma Dio giudica con misericordia infinita, molto più grande di ciò che noi possiamo pensare o immaginare. E Dio ci chiede solo dunque che accogliamo il suo amore, neanche il suo giudizio, facendo misericordia agli altri. E chiudo con due citazioni, una molto molto simpatica e una di un pensatore moderno. Partiamo da quello di un pensatore, di un giornalista moderno che tutti conoscete, Massimo Gramellini, scrive sulla Stampa, e un ritaglio di giornale che mi ero preso 2 anni fa, e vi leggo, non c'è bisogno di tanti commenti. Un giovanotto è stato accoltellato vicino alla stazione di Napoli da un gruppo di ragazzi del luogo perché aveva l'accento romano. Nel vibrare il colpo gli hanno gridato: questo è per Ciro, con ciò attribuendosi una patente di vendicatore. Ciro è il tifoso napoletano ucciso per strada a Roma da un ultra. La morte di quel povero ragazzo ha messo in moto il meccanismo tribale della vendetta. Un po' ovunque nel mondo la vendetta viene non solo giustificata, ma considerata necessaria per ristabilire l'equilibrio violato. Chissà cosa succederebbe se una delle due fazioni, in Palestina, come più modestamente sulla tratta Roma-Napoli, reagisse all'ennesimo agguato dicendo: vi perdoniamo. Non potremo saperlo mai, probabilmente, solo immaginare la sorpresa della controparte, lo scompaginamento di ogni schema prefissato, la vita che smette di essere un susseguirsi di azioni e reazioni per diventare un gioco diverso, dove l'uomo resiste all'impulso negativo e lo trasforma di segno. Non sarebbe una scelta molto più risolutiva di una banale vendetta che offre soltanto un pretesto al prossimo oltraggio da vendicare? Bello, molto bello. Invece la citazione di un padre del deserto, questa è molto interessante perché dovrebbe riguardare ciascuno di noi ogni giorno, perché ogni giorno noi preghiamo il Padre nostro. Un fratello della Libia venne da Abba Silvano e gli disse: Abba, ho un nemico che mi fa del male. Quando ero nel mondo mi ha rubato il mio campo, mi ha spesso teso in Siria ed ecco, ha anche assoldato della gente per avvelenarmi. Voglio consegnarlo al giudice. L'anziano gli disse: fa ciò che ti dà pace, figlio. E il fratello gli disse: Abba, se riceve il castigo, la sua anima ne trarrà profitto.
L'anziano disse: fa come ti pare, figlio. Il fratello disse all'anziano: bene, padre, alzati, preghiamo insieme e poi io andrò dal giudice. L'anziano si alzò e dissero insieme il Padre nostro. Come giunsero alle parole: rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, l'anziano disse: non rimettere a noi i nostri debiti come noi non li rimettiamo ai nostri debitori. Il fratello disse: non è così, padre. È così, figlio, disse l'anziano. Se veramente vuoi andare dal giudice per vendicarti, Silvano non può fare altra preghiera per te. E il fratello allora fece un profondo inchino e perdonò il suo nemico. Come se noi, se non perdoniamo gli altri, ogni volta che arriviamo alla domanda del Padre nostro, dovremmo dire: non rimettere a noi i nostri debiti come noi non li rimettiamo ai nostri debiti.